Con il progetto FIDAM, la Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno è capofila di un gruppo di atenei che comprende la Federico II di Napoli, Coimbra in Portogallo, Liegi in Belgio, impegnati in uno di un studio su nuove tecniche e materiali da applicare in edilizia storica e recente per la prevenzione del rischio sismico. Ma cos'è FIDAM? Lo abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento di Ingegneria e responsabile del progetto internazionale, Vincenzo Piluso. Riguarda le strutture in acciaio, con particolare riferimento alla possibilità di equipaggiare queste strutture con dei dissipatori ad attrito in corrispondenza dei collegamenti trave colonna, e la particolarità è che mediante questi dissipatori di fatto le estremità delle travi, che sono le zone dove normalmente avviene la dissipazione dell'energia sismica in ingresso, possono essere protette in maniera tale che non presentano alcun danneggiamento. Impossibile ad oggi prevedere quando si verificherà un evento sismico, possibile invece sapere dove potrebbe accadere e quindi ipotizzare nelle aree a rischio le nuove tecniche e materiali in chiave preventiva. Quindi i dispositivi hanno un impiego per così dire ad ampio spettro, mentre poi il progetto specifico riguarda le costruzioni in acciaio, però è una tecnologia che può essere utilizzata tanto nella realizzazione delle nuove costruzioni quanto per l'adeguamento sismico delle costruzioni esistenti.